buonasera a tutti, benvenuti nella mia cucina. Siamo finalmente entrati nel mese di dicembre, quindi uno dei mesi più belli, proprio siamo agli inizi del periodo natalizio. Di conseguenza anche l'idea per questa sera è proprio quella di proporvi una semplice ricettina assolutamente facile e veloce, proprio in tema natalizio. Quindi andremo a prepararci dei piccoli alberelli di Natale a base di verdura, utilizziamo le patate quest'oggi, e poi andremo a fare una piccola decorazione, quindi un'idea simpatica, veloce, molto facile, ottima per essere servita con l'aperitivo iniziale delle nostre cene, oppure può essere anche un contorno simpatico da abbinare ai secondi, va bene? Allora io, intanto che attendo che si collegano un po' gli amici, do un piccolo saluto visto che siamo appunto in diretta. Buonasera Cristina, benvenuta, wow, da Palermo! Come siamo con le temperature dalle vostre parti? Qui da noi ha iniziato a nevicare quest'oggi, quindi veramente un inizio di dicembre stupendo, molto coreografico. Buonasera Giuliana, Emilio. Bene, allora cominciamo, mi metto bene in postazione di lavoro, se così possiamo dire. Ecco. Allora, aspetta che... Ecco, io con i miei video sono sempre molto poco tecnologica. Ok, cominciamo. Allora, dispensiamo un po' la ricetta per questi alberelli di patate. Allora, utilizziamo, qui ho lessato in acqua e sale, 250 grammi di patate. Poi andiamo a utilizzare un tuorlo, un rosso d'uovo, 25 grammi di parmigiano reggiano grattugiato, 25 grammi di burro, poi andiamo a mettere un pochino di noce moscata e di pepe, così per aromatizzare un po' questi alberelli che andremo a fare, e poi facciamo una piccola decorazione. Allora, io comincerei innanzitutto con un piccolo frullino e andiamo a macinare bene le nostre patate, perché in realtà si potrebbe anche fare con la forchettina, però poi vi trovate, questo ve lo dico per esperienza fatta, che tante volte dico vabbè dai, per fare veloce facciamo con la forchetta che tanto viene bene uguale, in realtà magari vi resta quel piccolo pezzettino piccolissimo che poi quando andiamo a usare la sac à poche ci crea tutto un intasamento. Ecco, allora frulliamo tutto. 2 secondi. Opla. Siamo. Piccoli rumori in cucina. Ok, fatto, basta, abbiamo terminato con i rumori. Buonasera Lucia, benvenuta. Allora, prendiamo di nuovo la nostra terrinetta, poi rompiamo un uovo. Ci teniamo soltanto l'osso, ecco qua. Adesso ci dividiamo il tutto, si vede bene, mi sentite, l'audio è a posto, avvisatemi se per caso non si sente bene. Allora, rosso d'uovo, adesso così lo rompo un pochino e vado ad aggiungere i miei 25 grammi di parmigiano reggiano grattugiato, e poi vado a inserire anche i 25 grammi di burro a temperatura ambiente. Adesso vado a inserire il mio composto di patate, adesso tra l'altro le ho appena lessate, quindi sono ancora calde, di conseguenza mi sciolgono bene il tutto. Allora, noi ci teniamo abbastanza neutri come gusto, no? Perché utilizziamo appunto la patata, il grana, il burro, però ad esempio in tante ricette inseriscono, magari per dare un pochino di più sapore, qualche pezzettino di speck oppure del prosciutto cotto. Io in quel caso vi consiglio comunque di frullare assieme alle patate, che così tutto diventa un po' più cremoso e più facile poi quando andremo a utilizzare la sac à poche. Altri magari mettono ad esempio del pesto. Noi ci teniamo quest'oggi molto, molto naturali come gusto. Ok, adesso mescoliamo bene tutto, creiamo proprio questo composto che vi risulterà bello morbido. Quindi come vedete un impasto molto veloce, perché poi anche le patatine, se le tagliate per le sale, proprio dei pezzettini piccolini, ci stanno proprio un attimo. Ecco qua. Amalgamiamo bene tutto, vediamo, leggiamo qualche messaggio. Buonasera, buonasera Maria, buonasera a tutti. Ha nevicato dalle vostre parti o soltanto da noi?
forse non dappertutto, credo. Però diciamo che è stato un bel ingresso come coreografia natalizia, una prima innevata, è sempre molto piacevole quando ti affaccia alla finestra. Bene, allora a questo punto il composto ce l'abbiamo pronto, andiamo a prepararci la nostra sac à poche, quindi tagliamo la punta, ecco qua, in modo che così la rendiamo corretta per non inserire questa punta. Vedete, io utilizzo una punta stella per fare questa sorta di alberello. Vediamo se abbiamo tagliato sufficientemente. Sì, ok, perfetto. A questo punto prendo una piccola teglia da forno, scusate che me la vado a prendere, piccola, in realtà la mia è anche un po' troppo grande, se ne avete una più piccolina sicuramente vi basta. Ok, allora adesso andiamo a inserire il nostro composto qui all'interno e vedrete che in un attimo facciamo questi alberelli di patate. Pronti qua, inseriamo tutto in maniera proprio facile facile e poi andremo in cottura. Utilizzeremo un forno preriscaldato a 180 gradi. Non staranno molto a cucinarsi, tipo una decina di minuti, ma meglio controllare, potrebbero essere 10-12 minuti, un po' a seconda dei forni. E poi, quando si sono leggermente tiepidite, andiamo a decorare. Ok, la nostra sacca è a posto. Quindi, spingiamo tutto il composto verso il fondo, chiudiamo con le due dita, queste tre dita ci aiuteranno a fare la pressione, e andiamo a creare questo alberello, quindi pressioni sul posto e saliamo. Dunque dovrebbero venirne circa un 5-6, poi chiaramente dipende da quanto grandi farete questi vostri alberelli. Adesso noi ne facciamo appunto qualcuno così come dimostrazione, poi dopo io li mangio, li condividerei volentieri con voi. Lo facciamo virtualmente, ecco qua, ecco, alla fine si verranno un 5-6, ecco, ora forse riusciamo a farne ancora uno, ecco così. Bene, a questo punto sono pronti per essere infornati, quindi vi accompagno verso il mio forno, ecco qua, inseriamo tutto. Vi risparmio ovviamente i 10 minuti di cottura e ve li faccio vedere già pronti. Però prima prepariamo questo piccolo decoro. Prendo un attimo il formaggio che ho tenuto qua in frigo. Ecco qua. Allora, ci serviamo di qualche fettina giusto per fare... Scusate, abbasso solo un secondo i commenti se riesco in qualche modo, ma ovviamente non sono capace. Prima o poi giuro imparo. Allora, ci prendiamo uno stampino a stella, piccolino, e andiamo a tagliarci qualche stellina. Quindi proprio si incide facilmente, facciamo una piccola espulsione, ok? Abbiamo fatto le nostre stelline che adesso andremo a inserire, perché come ogni albero che si rispetta ci deve stare pure la stella. Allora adesso vi faccio vedere come escono dal forno. Vedete, sono proprio così, sono come fossero delle patate duchesse sviluppate appunto così un pochino in altezza. Adesso noi ci prepariamo lo stecchino, eccolo qua, prendiamo uno stuzzicadente, infiliamo la stella che abbiamo preparato, così, proprio come fosse una bacchettina magica di Natale, e poi andiamo a inserirla come punta alla nostra, al nostro alberello. Ops, eccolo qua, scusate che forse è anche un pochino grande, succede anche questo, quindi lo tagliamo, lo riduciamo, perché altrimenti non viene perfetto, e noi invece vogliamo gli alberelli belli. Ecco qua, eccolo qua, questo è l'alberello di patate. Sono semplici, avete visto, una cosa proprio immediata, però sono veramente gustosi. Allora io vi ringrazio come sempre dell'attenzione che mi avete dedicato, vi auguro una buona cena e ci sentiamo la prossima settimana. Buona serata, ciao a tutti.